Faccio un ringraziamento a Gianart, il mio amico, per avermi ospitato. E questa volta ho detto, vabbè, veniamo, però non faccio nessun ASMR, perché non mi piacciono proprio. Almeno qua posso rispondere. È una sorta di intervista, domande così su Natale, che mi piace pure. Quindi, vabbè. Allora iniziamo con la domanda numero 1. Ti piace il Natale? Sì, no, perché? Allora, sì, mi piace il Natale nonostante io sia ateo, apertamente ateo, però mi piace soprattutto il fatto che si sta insieme di più con la famiglia, principalmente, e con gli amici. E per il resto trovo tutto che sia abbastanza costruito, finto, mentre mi piace soprattutto il fatto di stare insieme, perché diciamo il Natale, parliamoci sinceri, chiaramente è come se fosse una specie di scusa, di sorta, di come dire, non mi viene il termine, di pretesto, ecco, per stare più insieme, più vicini, uniti, ecco, e quindi è questo il lato bello. Poi mi piace anche tanto il fatto di fare i giochi insieme di Natale, soprattutto con gli amici, di queste cose qui, insomma. Ecco. Domanda numero 1. Ti piace il Natale? Sì, no, perché? È certo che mi piace il Natale. Innanzitutto perché è un evento importante che ci sta Gesù Cristo, che nasce, la nascita del nostro Gesù Cristo. E poi è un periodo bellissimo per stare tutti assieme, tutti appassionatamente. Domanda numero 2. Team Panettone o Team Pandoro? Allora, io sono più Team Pandoro, perché praticamente nel Panettone mi pare che lì ci sono i canditi, si chiama così perché io mi confondo sempre tra Panettone e Pandoro, però mi pare di aver detto bene che nel Panettone ci sono i canditi. A me mi fanno proprio schifo, se, detto proprio sinceramente, non ci sono altri termini, perché l'ho pure provati a mangiare, però non mi piace quella consistenza, il sapore è un po' troppo forte, strano, insomma mi fanno schifo, lo possiamo dire, dai. Non è così scorretto dirlo, almeno sono sincero, ecco, e insomma non mi piace per quello, però senza i canditi mi piace, cioè tutto il resto è buono, quindi comunque lo mangio, però li scarto i canditi. Però se devo scegliere tra Panettone e Pandoro,
diverso anche il sapore dell'impasto. Quindi decisamente Team Pandoro. Domanda numero 2. Team Panettone o Team Pandoro? Sinceramente, non lo so che è sta cosa dei team, tutto in inglese, come sempre. Però mi ha detto Gianart che significa squadra panettone, cioè insomma, preferisci panettone o Pandora. Ma a me mi piacciono tutte e due, sinceramente. Domanda numero 3. Hai fatto o farai l'albero presepe? Allora, sì. E in modo particolare, forse sarà perché sono ateo, mi piace di più l'albero, perché comunque se ci pensate bene, l'albero è un elemento naturale che sta già in natura ed è sempre presente. Poi in più ci sta questo fatto che viene addobbato con le luci, le palline e gli addobbi vari. E io poi, essendo una persona creativa, mi piace molto anche costruire, aggiungere questi oggetti, mettere, insomma, andare alla ricerca. Quindi in realtà sì, il presepe in realtà l'abbiamo sempre fatto, salvo per un anno che non c'è stato modo di farlo. Prima facevamo un presepe che era molto grande, ma non gigantesco, però insomma le statuine solitamente sono quelle piccole, invece noi abbiamo quella forma, insomma, medio-grande, così circa. E però negli ultimi anni mamma ha comprato quel tipo di presepe stilizzato, tipo Dune, avete presente? Statuette molto semplici, non troppo complesse nella loro composizione, e quindi facciamo quello come presepe, piccolino, semplicemente la capannetta, i personaggi, gli animali, è tutto qui. È tutto qui. Domanda numero 3. Hai fatto o farai l'albero presepe? È certo che l'ho fatto, come ogni tradizione italiana, pure io lo faccio, che vi credete? Domanda numero 4. Fai uno o più triggers con un oggetto natalizio? Ah, bello questo. Allora, io direi che come trigger farei proprio questo qui con Babbo Natale. Ve lo ricordate l'anno scorso per chi l'ha visto? Farei un po' di scratching qua sopra. Questo è un Babbo Natale che in realtà avevamo... era un po' diverso, cioè aveva la testa di plastica che però... si è rovinata con gli anni, perché questo ce l'ho da quando ero bambino, e quindi abbiamo deciso di toglierla e rifarla, e infatti guardate qui, l'ho rifatta utilizzando questa faccia che ho comprato, però poi ho aggiustato, sistemato, perché per esempio aveva gli occhi puntini neri bruttissimi, invece ci ho messo questi. Poi ci ho aggiunto i guanti che non aveva, i guanti, e con l'aiuto di mamma, bravissima anche lei, molto artistica, e la cintura qui, e quindi mi piace molto il risultato, e spero che vi piaccia anche il suono che sto facendo. Domanda numero 4. Fai uno o più trigger con un oggetto natalizio, ma anche no. Allora, domanda numero 5. Hai una playlist preferita che ascolti nel periodo natalizio? Bellissima questa domanda, assolutamente sì. Allora, le principali tre canzoni che ascolto in questo periodo sono Mariah Carey, All I Want For Christmas Is You, poi 1, 2. Non è una classifica proprio precisa, però insomma queste sono le tre. Non è l'ordine di... però insomma... quelle che ascolto di più sono quindi questa di Mariah Carey, poi Wham, Last Christmas, bellissima, del gruppo Wham con George Michael, bellissima anche quella. E poi la terza, aspettate, non mi viene in mente, però... comunque ascolto sì quelle natalizie... le classiche, diciamo, quelle più così, come per esempio anche, ecco, Michael Bublé, oppure qual è un'altra, vabbè non mi vengono, però come sempre quando le devo dire vuoto totale, quando invece non devo dire nulla mi vengono in mente tutte.
Domanda numero 5. Hai una playlist preferita che ascolti nel periodo natalizio? Ma, penso che ascolto le solite canzoncine di Natale. Ma manco più di tanto, se mi capita. Vabbè, se no poi. Domanda numero 6. Hai un film preferito che guardi durante il periodo natalizio? Assolutamente sì. Ossia, non è che lo guardo sempre, però c'è Mamma ho perso l'aereo, tra quale ho fatto pure i video, i roleplay, diviso in tre parti e spero che vi sia piaciuto. E comunque, sì, è quello principalmente, oppure anche il Grinch, sì, anche quello è molto bello, natalizio. Oppure Nightmare Before Christmas. Domanda numero 6. Hai un film preferito che guardi durante il periodo natalizio? No, sinceramente no. La domanda numero 7. Racconta, se vuoi, il Natale più bello che hai vissuto. Oddio, non è che ce ne sta uno specifico, però ne sono di più. E in modo particolare quando mia nonna era ancora viva, quindi quel periodo inizio anni, cioè tutti anni 90 e inizio anni 2000. E quindi sì, direi che quello. Poi dopo sono stati tutti un po' più aridi, diciamo così, anche perché poi sono pure cresciuto. Lei morì che io avevo 15 anni, quindi poi sì, sono stati anche belli, piacevoli, anche quelli venuti dopo che morì lei, però mai come quel periodo quando c'era pure lei, ecco. E poi vabbè, proprio questi ultimi li trovo proprio squallidi, e in modo particolare quell'ultimo del 2020 per il Covid, che purtroppo, come molti, l'abbiamo dovuto passare solo noi come nucleo familiare. Ecco, quindi veramente più squallido di così. E anzi è stato il primo Natale che abbiamo passato solo come nucleo familiare. Perché solitamente lo facciamo con la famiglia. Quindi con gli altri zii, cugini, parenti e qualche amico. E invece niente. Però dai, speriamo che quest'anno riusciamo a passarlo per bene. E terminarlo soprattutto per bene. Domanda numero 7. Racconta, se vuoi, il Natale più bello che hai vissuto. Ma perché ci sta? Boh. Domanda numero 8. Come hai passato il Natale scorso? Ecco, l'ho già accennato nella domanda precedente. L'ho passato purtroppo solo col mio nucleo familiare e quindi è stato il Natale più squallido in assoluto che ho vissuto. E ridiamoci su. Lo dico col sorriso in faccia perché mi piace, preferisco che sia esprimermi così. Domanda numero 8. Come hai passato il Natale scorso? E secondo te come l'ho passato? Cioè, scusate, volevo dire secondo voi, perché siete in più che mi vedete. Come potevo passare con lockdown chiuso in casa? Quindi vi lascio immaginare. Bah. Domanda numero 9. Ti piace la neve? Allora, in sé per sé sì, mi piace tantissimo, soprattutto vedere il paesaggio, giocarci. Ma non mi piace il fatto, come penso anche molti, soprattutto più adulti, il fatto che blocca le strade, soprattutto quando è troppa. E mi è pure capitato un anno che io sarei dovuto andare fuori quell'anno e non potetti andare perché nevicò così tanto che mi bloccò tutto e quindi andò tutto a rotoli. Quindi sì, ha i suoi pro e contro. E poi io, essendo un tipo freddoloso, preferisco l'estate. Quindi solitamente quando fa la neve fa sempre molto molto freddo, sia un grado meno oppure 0 gradi, meno 1, 2, 3, eccetera, eccetera. Quindi diciamo che la neve è più bella soprattutto da vedere, magari da lontano, o giocarci un po', però fino a un certo punto, ecco. Domanda numero 9. Ti piace la neve? No, non mi piace. Non mi piace. Domanda numero 10. Cosa chiedi a Babbo Natale quest'anno? Allora, veramente una cosa molto semplice e molto bella. Chiedo semplicemente la salute, di stare tutti bene. Ecco, nient'altro. Questo. E poi anche di trovare
riuscire a inserirmi nel mondo del lavoro, che purtroppo è molto difficile, ma prima o poi ci dovrò riuscire, però questo non lo devo chiedere a Babbo Natale, tra virgolette. Però si spera, dai, diciamo, se devo aggiungere un'altra cosa. Domanda numero 10. Cosa chiedi a Babbo Natale quest'anno? Beh, una bella macchina nuova che mi servirebbe proprio. Ed infine l'ultima domanda. Domanda numero 11. Ti è piaciuto fare questo tag? Assolutamente sì, se no non l'avrei fatto. E quindi, e poi anche è bello perché innanzitutto è azzeccatissimo come cosa, come video tag. Poi anche semplice, sono domande piuttosto semplici, non troppo personali, intime, quindi lo trovo veramente fantastico, bello e anche interessanti pure, quindi bravissima tu che l'hai creato. Domanda numero 11 ed è l'ultima. Ti è piaciuto fare questo tag? E vabbè, dai, visto che è Natale, sì, mi è piaciuto. Anche perché non è stato tanto ASMR per me, dato che sapete benissimo che io li odio. E allora quindi, vi saluto. Bene. Ciao, bianche. E allora, saluta. Buon Natale a tutti. Un ringraziamento a Gianart, che non so se sta di qua. Poi fa lui il montaggio, se la vedi lui queste cose, vedremo. E niente, felice anno nuovo. Ci vedremo. Chissà. Ma. Allora vi saluto e spero che sia stato di vostro gradimento. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!